Orgoglio e soddisfazione nonostante la sconfitta. Il Cristian Barletta saluta la Final 8 di Coppa Italia andata in scena al Pala Voitila di Martina Franca con la consapevolezza di aver retto il confronto con la squadra più forte della Serie A2, quel Pesaro Fano che ha dominato la scena del girone A conquistando la promozione nella massima categoria del futsal italiano, addirittura con 3 giornate di anticipo. Fuori sì, ma a testa decisamente alta dunque e al termine di una semifinale aperta a qualsiasi soluzione, sino al definitivo suono della sirena, la spunta il quintetto marchigiano per 3-2, lo stesso punteggio in pratica con cui i biancorossi di Antonio Dazzaro avevano superato ai quarti il Real Arzignano. Gli uomini in maglia gialla trovano in apertura il gol del vantaggio sugli sviluppi di un fallo laterale. Egea colpisce con il destro e non lascia scampo a Filò. La reazione dei biancorossi in ogni caso non tarda ad arrivare e porta l'immediato aggancio. Iglesias traccia con il mancino una soluzione di potenza ad incrociare che termina la propria corsa nel sacco. 1-1. Ottimo Cristian che tiene il campo con personalità e determinazione. Il Pesaro Fano, come si dice in gergo, fa la partita e si fa preferire in termini di possesso palla. Il quintetto barlettano ad ogni modo non sta certamente a guardare, difende molto bene, prova a colpire con rapide ripartenze. Prima del riposo, tra l'altro, sono proprio i biancorossi ad avere la chance con Capacchione per mettere la freccia. Weber, il migliore in campo, gli sbarra la strada. La ripresa si apre nel segno dei marchigiani, a segno ancora sugli sviluppi di una situazione su palla inattiva e Hector, il capocannoniere della squadra, a far centro di testa e a riportare in vantaggio i suoi. Primo vero momento di difficoltà per i pugliesi sfortunatissimi quando Iglesias insacca nella porta sbagliata il più clamoroso degli autogol. 3-1 Pesaro Fano, gara in salita per il Cristian che però ci mette tanto cuore e non ci sta affatto ad alzare bandiera bianca. Rischia in un paio di circostanze di incassare la quarta rete ma poi torna in scia dell'avversario quando a metà frazione Garrote, servito su punizione da Moio, si inventa il destro che vale l'acuto del meno uno. 10 minuti al termine, i ragazzi di Dazzaro ci credono, quelli di Cafu tremano. Capacchione con il destro trova la deviazione in corner di un super Weber che diventa il grande protagonista del segmento conclusivo della semifinale. Il portiere dei marchigiani para di tutto e in particolare neutralizza un pericoloso uno contro uno con Muoio e difende sino al termine il successo del Pesaro Fano. Vincono 3-2 i marchigiani al Pala Voitila. Il Cristian, uno dei migliori delle ultime 3 stagioni, scrive ugualmente un'altra bella pagina di storia sul palcoscenico nazionale.